Bersani, la mediazione tra Renzi e Berlusconi la convince, l'ultima mediazione su questo Senato da riformare la convince. Ma sai, quando ci rischio di appoggiarsi un po' Berlusconi e di rimanere seduti per terra, io ho molta fiducia nel fatto che ragionando nel PD, col PD, che ha la forza politica, numerica per guidare il traffico, poi parlando con tutti ovviamente si trova la soluzione, ma non c'è ragione né politica né numerica di lasciare a Berlusconi l'ultima parola, bisogna parlarli, bisogna discutere, ma... Chiti deve ritirare la sua proposta. No, cioè, sono Chiti è una persona ragionevole che di fronte a una discussione ragionata e ragionevole è sicuramente disposto a trovare una soluzione. Io questo sono assolutamente sicuro di questo. Senato composto di senatori scelti tra i consiglieri, scelti all'interno dei consigli. Questa è la mediazione con Berlusconi? No, beh, non so se è una mediazione con Berlusconi, è una proposta che abbiamo fatto con alcuni colleghi e che sembra stia trovando comunque buona accoglienza. L'idea è di stare dentro i paletti indicati da Renzi, ma garantire che chi andrà a fare il senatore abbia il tempo per farlo rappresentando il proprio territorio. Quindi dentro i consigli regionali alcune figure specializzate che possano stare a Roma e fare il senatore a tempo pieno. Di fatto però è una camera di nominati. No, assolutamente no, in questo modo sarebbe una camera in cui i cittadini possono esprimere e scelgono dei consiglieri che sono anche senatori, quindi i partiti si prendono la responsabilità di individuare dei consiglieri regionali che hanno prevalentemente il ruolo di senatori. Però non si parla di listini da eleggere contestualmente, si tratta dei consiglieri che scelgono a loro volta, al loro interno, chi poi di loro va. No, non è ancora stata definita, diciamo che il punto di mediazione a cui si è arrivati è immaginare che i prossimi senatori saranno collegati a livello regionale. E questo è anche importante vista la natura di Senato delle autonomie che vogliamo avere. E come si decideranno, chi li eleggerà, se sarà una competenza di una legge nazionale o una legge regionale, è qualcosa che dovete lasciarci ancora nelle prossime ore per un lavoro.